Ciao amici, volete dimagrire e stare bene senza ricorrere a diete estreme e pericolose? Oh sì, però le ho provate tutte e non funziona nulla. Oggi ho un aiutino, anzi 10. Come spiego nel mio sistema di salute naturale, il dimagrimento non è solo fare una dieta qualsiasi, magari scelta senza troppo pensarci da quelle che si trovano su riviste e siti web. Per dimagrire serve un approccio personalizzato, soprattutto se volete dimagrire senza dieta e senza rinuncia, che è quello di cui mi occupo io come naturopata da oltre 25 anni. Oggi ho scelto per voi 10 dei migliori consigli per dimagrire mangiando che ho visto funzionare nel mio lavoro. Per dimagrire l'essenziale non è mangiare meno, ma mangiare meglio. Una sana alimentazione non solo ci fa perdere i chili di troppo, ma migliora la salute. Ecco le 10 abitudini da mettere in pratica tutti i giorni, senza stress e sacrifici. Se vi piace l'idea, mettete mi piace, e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. Le avete provate tutte, ma i risultati non arrivano? Forse siete pronti per un consulto personalizzato con il mio sistema di salute naturale. Info e link in descrizione. Ma vediamo i 10 punti. 1. Verdure a inizio pasto. Iniziare i pasti con un abbondante piatto di verdure crude o cotte, condite con olio extravergine di oliva. Aumentano il senso di sazietà e riducono il tempo dedicato ad altre pietanze. Le fibre fanno massa nello stomaco e nell'intestino, aumentano la sazietà e rallentano l'assorbimento del glucosio dato dai carboidrati presenti nel pasto. 2. Occhio ai dolci. Considerare i dolci un'eccezione, anche casalinghi, concessi una volta a settimana. La frutta è il miglior dessert, contiene molte fibre, minerali e pochi zuccheri. Oppure uno o due quadrotti di cioccolato fondente, almeno al 70% e senza zucchero bianco. 3. Cereali integrali. Occupare un quarto del pasto con carboidrati complessi dati da pane e cereali integrali. Alternare la classica pasta con i cereali in chicchi come farro, orzo, quinoa, amaranto, miglio. Un'ottima combinazione è cereali e legumi, un vero pasto completo con proteine, vitamine e minerali. Limitare le patate a una volta alla settimana. 4. Proteine magre. Le proteine meglio da fonti magre e dovrebbero occupare un quarto del piatto. Sia uova, pesce, carni bianche oppure alle proteine vegetali come tofu, seitan e legumi. No a salumi, carne rossa e formaggi grassi e stagionati. 5. Colazione sana. A colazione eliminare biscotti e brioche. Prediligere cereali in fiocchi, integrali, soffiati o cornflakes senza sale, grassi o zuccheri. In alternativa, pane integrale o gallette integrali con marmellata senza zucchero. Meglio sostituire il latte vaccino con le bevande vegetali come soia, riso, mandorla, avena oppure tè verde e tisane. Per chi ama la colazione salata, bene pane integrale con olio extravergine di oliva, affettati vegetali o di carni bianche. Per tutti ottima la frutta fresca e la frutta a guscio. 6. Pochi zuccheri. Evitare cibi ipercalorici con alto contenuto di zuccheri e grassi. No alle bibite gassate. Sostituire merendine e caramelle con frutta fresca e a guscio. 7. Cenare presto. Non mangiare troppo tardi la sera per non rallentare la digestione. 8. Digiuno intermittente. Chi è in buona salute può fare un giorno a settimana di digiuno intermittente, magari quando si hanno meno impegni. Ho spiegato come fare il digiuno intermittente in questo video. Se volete inserire questa pratica nelle vostre routine di benessere, ho scritto un ebook completo dove trovate tutto quello che vi serve per fare il digiuno intermittente in sicurezza. 9. Cioccolato fondente. Come dicevo prima, io uso il cioccolato fondente come dolcetto o spezza fame. Se si mangiano al massimo 2 cubetti al giorno, fa bene all'apparato cardiovascolare e stimola il buon umore. 10. Approccio graduale. Lo dico sempre che le diete sono fatte per essere sgarrate, soprattutto quelle drastiche. Se volete dimagrire, meglio iniziare gradualmente, le imposizioni non funzionano. Si possono ridurre gradualmente le porzioni, soprattutto dei cibi più ingrassanti, ma bisogna bilanciare il proprio appetito con i cibi sani di cui ho parlato in questo video. Bene amici, oggi abbiamo visto 10 infallibili consigli per dimagrire mangiando. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, la checklist con le 10 buone abitudini per dimagrire mangiando che potete scaricare gratis dal link in descrizione qui sotto. Vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di Simona Vignali.